Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Yugi Mitologia, la rubrica nella quale analizziamo tutta la lore di ogni singolo mazzo. Ma prima di cominciare, vi ricordo come sempre di mettere mi piace, commentare, iscrivervi, accendere la campanellina e condividere questo video, almeno così mi date una mano a far crescere il canale. Ma detto ciò, procediamo! In questa puntata parleremo degli Infernobili Cavaliere, una categoria di carte collegata ai Nobili Cavalieri e come tali strettamente legati alle Nobili Armi. Questo archetipo prende il nome dalle figure cavalleresche del ciclo carolingio e in particolare dalla Chanson de Roland, scritta nella seconda metà dell'XI secolo. L'opera narra le vicende della battaglia di Roncisvalle, avvenuta il 15 agosto 778, quando la retroguardia di Carlo Magno, comandata dal paladino Rolando, anche detto Orlando, di ritorno da una spedizione in Spagna, viene attaccata e annientata dai Baschi, che nella nuova stesura dell'opera diventano Saraceni. L'espansione di esordio di questo archetipo è Toon Chaos, uscito in Europa il 18 giugno 2020, con sole due carte, Infernobile Cavaliere Renault e Roland. La carta Infernobile Cavaliere Renault riprende l'eroe dell'epica francese Rinaldo di Montalbano. Si tratta di un personaggio di fantasia ed è uno dei 12 paladini di Francia, che costituiscono la guardia scelta dell'imperatore Carlo Magno. Questa figura coraggiosa e obbediente al re, nello stesso tempo mostra un carattere ribelle e voglia di indipendenza, fino ad arrivare nelle opere del XIII secolo a diventare un cavaliere avventuroso e prepotente, perfino irriverente nei confronti dell'imperatore. Il cavaliere però non compare nella Chanson de Roland, bensì in moltissime altre opere cavalleresche, come ad esempio I quattro figli di Aimone, Cantari di Rinaldo da Montalbano, Morgante di Luigi Pulci, L'Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo, Orlando furioso di Ludovico Ariosto, Rinaldo, opera giovanile di Tarquato Tasso e Rinaldo di Montalbano di Carlo Goldoni. La carta Infernobile Cavaliere Roland si ispira alla figura di Rolando, eroe del Medioevo francese e prefetto della Marca di Bretagna, che venne immortalato nella celebre Chanson de Roland. Di questo personaggio ci sarebbe tanto altro da dire, ma per ora fermiamoci qui. Avrò modo di parlare di lui più avanti. L'espansione successiva, che dà nuovi supporti all'archetipo, è Ascesa del Duellante, uscita il 6 agosto 2020, con Infernobile Cavaliere Astolfo, Imperatore Charles, Maugis, Ogier, Oliver, Capitano Roland, la carta trappola Corno dell'Olifante e le carte magia Infernobili Armi, Durlindana, Autoeclere e Gioiosa. La carta Infernobile Cavaliere Astolfo riprende il personaggio dell'epica cavalleresca Astolfo, paladino di Carlo Magno e cugino di Rolando e Rinaldo. Egli è un individuo focoso e impulsivo, protagonista di imprese memorabili. Tra le tante, lo ricordiamo nel Furioso quando, a cavallo dell'Ippogrifo, va alla ricerca del senno perduto di Orlando, finito poi sulla luna. Ovviamente questa figura è presente anche in molti episodi del Morgante e dell'Orlando innamorato. La carta Infernobile Cavaliere Charles deriva da Carlo I detto il Grande, figlio di Pipino il Breve, che regna inizialmente insieme col fratello Carlo Magno, la cui improvvisa morte lo lascia unico sovrano del regno franco. Egli è stato re dei Franchi dal 768, re dei Longobardi dal 774 e dall'800 primo imperatore dei Romani, incoronato da Papa Leone III nell'antica Basilica di San Marco in Vaticano. Per quanto riguarda invece l'appellativo Magno, gli viene dato dal suo biografo Eginardo, che intitola la sua opera Vita et gesta Caroli Magni. Un altro evento importante che ci servirà anche in seguito riguarda lo scontro di Carlo con i musulmani in Spagna, contro cui conduce una serie di spedizioni. Quella del 778, la più importante per il nostro archetipo, riguarda il fallimento dell'assedio di Saragozza, che si conclude col massacro della retroguardia franca al passo di Roncisvalle, di cui parleremo sempre più avanti, riprendendo Roland. La terza carta di questa espansione è Infernobile Cavaliere Maugis. Essa si ispira a Malagigi, personaggio dell'epica cavalleresca e cugino di Rinaldo. La sua origine è molto particolare, in quanto, ancora in fasce, viene rapito da una schiava, la quale, mentre si riposa sotto un bianco spino, finisce divorata da un leone e da un leopardo, che poi si uccidono reciprocamente per contendersi il bambino. Il piccolo comincia a piangere forte e viene udito dalla fata Oriande. Ella lo alleva e gli insegna le arti magiche, per fare di lui un grande stregone. Quindi, grazie proprio a queste, Malagigi aiuterà spesso i paladini di Carlo Magno, salvandogli la vita.
La quarta carta, il Ternobile Cavaliere Oger, deriva da Oger il Danese, personaggio leggendario che fa la sua prima comparsa nella Chanson de Geste nell'XI secolo e poi, successivamente, anche in alcune cronache in rima, datate dal XII al XIV secolo. Secondo la leggenda, Oger, re di Danimarca, ha un figlio che venne reso schiavo da Carlo, figlio di Carlo Magno. Quindi, per vendetta, il re uccide Carlo, arrivando quasi ad uccidere anche il padre. L'astio tra i due genitori dura i successivi 7 anni, finché, ad un certo punto, viene stipulata la pace, al fine di combattere insieme contro i Saraceni, nella cui battaglia Oger uccide il gigante Breus. Una particolarità di questo personaggio è che possiede una spada di nome Cortana, la quale, secondo la leggenda, porta l'iscrizione «Il mio nome è Cortana e sono dello stesso acciaio e della medesima tempra di Gioiosa ed Urlindana». La carta Internobile Cavaliere Oliver deriva da Oliviero, che a sua volta deriva da Olivo, una delle piante sacre, ed è un cavaliere immaginario della Chanson de Roland. Nella tradizione era il più caro amico, consigliere, confidente e cognato di Rolando e uno dei 12 paladini di Carlo. Oliviero muore con Rolando nella battaglia del passo di Roncisvalle, spaccando però la testa del suo aggressore prima di morire. Mentre la rappresentazione di Rolando è comunemente vista come spericolata e coraggiosa, si dice che Oliviero mostri equilibrio e saggezza in combattimento. Dice infatti a Rolando che l'eroismo temperato dal buon senso è ben lungi dalla follia, ovvero la ragionevolezza è da preferire alla temerarietà. Torniamo adesso a parlare anche in questa espansione di Roland, nello specifico con le 3 carte, Infernobile Cavaliere Capitano Roland, Corno di Elefante e la carta magia Infernobili Armi d'Urlindana. Roland in questa versione viene denominato Capitano probabilmente perché lui, insieme a Oliviero, sono i paladini scelti di Carlo Magno, che si trovano nella retroguardia quando viene attaccata. Le origini della sua arma, d'Urlindana, non sono chiare, visto che il ciclo carolingio propone alcune tesi contrastanti, ma la più gettonata è che a forgiare la spada fosse stato Wieland il Fabbro. La Chanson de Roland racconta che l'arma sia stata data a Rolando proprio da Carlo Magno, che a sua volta l'avrebbe ricevuta in dono da un angelo. Si narra persino che la spada contenesse nell'elsa dorata un dente di San Pietro, il sangue di San Basilio, alcuni capelli di San Dionigio e un lembo della veste mariana. Nel poema Orlando Furioso di Ludovico Ariosto si dice invece che la spada sarebbe stata donata al cavaliere Malagigi e che sarebbe un tempo appartenuta a Ettore di Troia. Tuttavia non c'è nessuna menzione della spada nell'Iliade. Il poema si apre così, con l'introduzione dell'argomento bellico e la descrizione di Carlo Magno, proseguendo poi con i consigli di guerra dei Franchi e dei Saraceni. I Franchi decidono di inviare un'ambasciata a Marsilio, re dei Saraceni, e su proposta di Rolando scelgono per questo compito Gano di Maganza. Quest'ultimo, consapevole del rischio mortale che sta correndo ed invidioso delle virtù di Orlando, fa il doppio gioco e, alleato con Marsilio, organizza un'imboscata proprio alla retroguardia franca, capeggiata dallo stesso Rolando. La retroguardia venne colta di sorpresa a Roncisvalle dalle forze saracene. Il paladino però, pur essendo consapevole della sconfitta, vuole combattere eroicamente senza ascoltare i consigli del più mite Oliviero, che gli suggerisce di chiamare l'olifante con il resto dell'esercito, perché ciò sarebbe stato per lui un disonore. Rimasto l'unico in vita tra i suoi cavalieri, Rolando prova a distruggere la sua spada magica, d'Urlindana, sbattendola sulla roccia, ma l'impatto con il terreno non risulta efficace, mentre genera la cosiddetta breccia di Orlando nei Pirenei. Così il cavaliere, ormai ferito, decide di nasconderla sotto il proprio corpo. Questo evento potrebbe dare spiegazione dell'origine del nome di questa spada. Infatti, anche se l'etimologia è sconosciuta, potrebbe derivare dal latino durus, duro, resistente. Il paladino in fin di vita suona ora l'olifante fino allo sfinimento per richiamare Carlo Magno e domanda perdono a Dio dei propri peccati, offrendogli come segno di sottomissione il proprio guanto. La sua anima sarà condotta in paradiso dagli arcangeli Michele e Gabriele. Carlo Magno muove quindi verso Roncisvalle, sconfigge i Saraceni per vendicare Rolando e condanna Gano a morte per il suo tradimento. La carta Corno di Olifante deriva ovviamente dall'olifante di Rolando, che è un corno da caccia ricavato da una zampa di elefante
utilizzato nel Medioevo. L'olifante è caratterizzato da decorazioni in rilievo suddivise in tre fasce circolari, riproducenti scene di caccia e lotte tra animali, ed ogni fascia è separata dall'altra da elementi decorativi geometrici. Il vero corno del nostro cavaliere oggi si ritiene essere quello che si trova nel museo del Duomo di Praga. Sebbene la chanson de Roland racconti che l'eroe soffiò talmente forte nello strumento per avvisare Carlo Magno da provocarne la rottura e che i frammenti siano stati sotterrati sul colle di Saint-Serin a Bordeaux, dove riposano i 5.000 valorosi morti in battaglia. Concludiamo questa espansione con due carte magie equipaggiamento, ovvero Infernobili Armi Auteclair e Gioiosa. La prima è la spada di Oliviero, che è descritta essere di acciaio brunito, con un cristallo incastonato nell'elsa dorata. Il suo nome significa alto e pulito, mentre la seconda, non per importanza ovviamente, è la leggendaria spada di Carlo Magno. Il suo nome, di origine ignota, figura anche nei racconti della Tavola Rotonda, attribuito stavolta alla spada di Lancillotto. Alcune leggende raccontano che la spada gioiosa fosse stata forgiata per contenere la leggendaria lancia nel pomello, mentre altre sostengono che fosse stata fabbricata con gli stessi materiali della Durlindana di Rolando e della Cortana di Oger il Danese. 700 anni dopo, Thomas Bufflick riferisce che Carlo Magno avrebbe utilizzato Gioiosa per decapitare Cursuble, comandante saraceno, e nominare cavaliere Oger. Attualmente esistono due spade che possono essere Gioiosa, una conservata al Louvre, lì trasferita dopo essere stata conservata all'abbazia di Saint-Denis. L'altra si trova nel tesoro imperiale di Vienna. Una leggenda sostiene che la vera Gioiosa sia stata sepolta insieme al corpo di Carlo Magno. E per concludere abbiamo l'ultima espansione, Rabbia Fantasma, uscita il 5 novembre 2020, che contiene l'ultima carta dell'archetipo, ovvero Infernobile Cavaliere Capitano Oliver, di cui ho già detto abbastanza. E va bene ragazzi, il nostro viaggio sugli Infernobili Cavaliere finisce qua. Adesso farò scegliere a voi quale archetipo andremo ad analizzare in futuro. Ovviamente a patto che questo video raggiunga un tot di like e commenti. Per adesso 70 mi piace mi sembrano più che onesti per fare il prossimo video analisi. Vi ricordo come sempre che qua sotto in descrizione potete trovare tutti i miei social dove dovete assolutamente seguirmi per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Quindi ragazzi, statemi easy e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao a tutti!